Adesso Barbara, siamo arrivati quasi a fine puntata e come sempre c'è il nuovo approfondimento curato da Lorenzo Valeriani che questa settimana è in compagnia del coro di Castelmonte, Fontevetica. Thank you.
E allora eccoci tornati in sala, momento di riposo, qualche minuto maestro direttore Luciano Bologna della Corale Fontevetica qui a Castel del Monte, meritato riposo, le chiedo immediatamente questo. Beh, dopo tanta fatica penso proprio di sì, si sono dati da fare, quindi meritato riposo. Ovviamente è sempre complicato dirigere un coro del genere, non solo perché sono dei semi professionisti, ma anche perché il tempo per impegni lavorativi, impegni familiari o per altri hobby è sempre ridotto. Le posso dire che il livello però è alto, non per merito suo ma per merito del gruppo? Ah, sicuramente per merito del gruppo, perché come dicevo... Si scherza, direttore. No, perché più che altro mi seguono. E allora loro è un bel meritato risultato e quindi penso che insomma possano essere orgogliosi, contenti, soddisfatti. Essere diversamente giovani quanto diciamo così complica il suo lavoro, perché nessuno si offende, però ovviamente anche parlando col presidente il ricambio generazionale è complicato, soprattutto nei paesi, nei borghi dell'entroterra. Ecco, questo diciamo che è una cultura un po' che sta scomparendo e dobbiamo fare in modo che questo canto cosiddetto popolare possa stare diciamo ai nostri tempi, anche perché è molto importante il fatto che viene cantato in dialetto, quindi un'identità di ciascun territorio. Ed è molto importante per una questione anche dello stare insieme, di maturare insieme. Maturare. Loro sono maturati tanto, sia come diciamo musicalmente parlando che come età. Il difficile è il mio lavoro, che devo vedere ognuno di loro quale metodo applicare. E soprattutto anche dove posizionarli, no? In base ovviamente assolutamente sì. Alla tecnica della loro voce. I brani originali ovviamente non possono essere toccati più di tanto, però ascoltandovi ho visto che ci sono delle peculiarità tutte vostre, ovviamente è merito del maestro, portando sempre rispetto ai testi e alle musiche, ma si potrebbe fare qualcosa in più tecnicamente e vocalmente parlando? Beh sì, assolutamente sì, si può fare molto di più. I testi vanno rispettati, la musica anche. Quello che potrebbe essere diciamo, messo più in campo, più in rilievo, potrebbe essere l'armonizzazione delle voci, in modo tale da adeguarle anche al coro, alle difficoltà di apprendimento, difficoltà appunto temporali, anche del poter assistere a tutte le prove. Quindi questo è fondamentale. E io mi ci sono cimentato e qualche cosa ho dovuto, diciamo, aggiustare, ecco. Yeah.
A settimana, se non erro, le classiche prove, poi per impegni, l'abbiamo già detto, o altro, non sempre tutta la formazione è disponibile. Ecco, a quel punto tecnicamente che si fa? Come si compensa l'assenza o l'eventuale assenza? Con i corsi di recupero, diciamo. Online, immagino anche. No, beh, è complicato. Online ci abbiamo provato durante la pandemia, ecco, con altre realtà. Però bisogna dire che loro rispondono molto bene, sarà una gestualità anche che hanno imparato, sarà anche che io ho imparato a capire le loro difficoltà, quindi diciamo è un rapporto molto stretto che abbiamo tra direttore e coristi e questo è fondamentale. Direttore, allora loro per un attimo adesso si tappano le orecchie, non ci ascoltano. Ovviamente è una buona bugia. Quanto tecnicamente in percentuale questo coro è migliorabile? Però deve essere sincero, altrimenti cancelliamo i file e ce ne andiamo a casa. È una domanda a cui non dovrei rispondere. Però deve. Ecco, però è migliorabile ancora un po', sì. Sì. Bisogna anche toccare altri, diciamo, repertori un po' più impegnativi, vedere un po' quale tecnica usare su questi brani e adeguarli alla loro voce, insomma, però possono fare molto ancora, quindi. Benissimo, direttore, complimenti, ora si sono riposati, si può tornare in sala, già ci siamo, ma ovviamente pronti a riprendere e soprattutto ad ascoltare questo meraviglioso coro che, lo ricordo, è il Fonte Vetica di Castel del Monte, straordinario borgo incastonato nelle montagne abruzzesi. E noi, direttore, ci perdoni, lei fa Bologna di cognome, ma noi preferiamo L'Aquila, che è il nostro capoluogo di regione. Ovviamente anche qui si scherza, non cambiate canale, buttate il telecomando, lo riprenderete tra qualche minuto dopo la seconda parte, gli ultimi sei pezzi di questa straordinaria corale. Ci vediamo dopo.
sempre, sempre.